Allora, buonasera, buonasera a tutti voi che ci seguite. Oggi è un palinsesto particolare, abbiamo due dirette importanti. E oggi è la sera appunto del 7 giugno 2013 e cominciamo questa sera di trasmissioni con Mario Staderini, che possiamo avere soltanto in audio per problemi tecnici, compatibilità di Skype con certi supporti. E, grazie Mario di essere qui con noi, un po' di tempo che mancavi sugli schermi di Liberi TV. Allora, con Mario parliamo un pochino degli appuntamenti che ci sono stati in questi giorni. Mario Staderini, dobbiamo ricordarlo, è il segretario dell'Associazione Radicali Italiani, e ci sono stati degli appuntamenti importanti questi giorni. Degli appuntamenti che ci sono stati la settimana scorsa, e comunque sia il lancio dei referendum. Cambiamo noi è il nome di questi referendum, che si sommano a un altro pacchetto referendario di cui poi parleremo. Allora Mario, per quanto riguarda appunto questo primo argomento, cioè questi referendum Cambiamo Noi, che se non sbaglio sono sei, ecco, puoi illustrarci di cosa si parla, di cosa si tratta e a che punto sta, diciamo, l'avvio della campagna? Ma innanzitutto sono contento che dal 2004, quindi da 9 anni a questa parte, sono tornati i banchetti radicali referendari in strada. Oggi ovviamente è stato questo weekend è un primo tentativo di rimettere in moto la macchina organizzativa, che sappiamo quanto è complessa, e Michele e le altre compagne, Maria Veronica, ci stanno lavorando, e quindi sarà utilissimo quanto i compagni che già adesso stanno per strada o ci stanno per andare domani ci consentiranno di fare a livello di correzioni e di organizzazione, perché sappiamo quanto è complessa mettere insieme una macchina in grado di raccogliere centinaia di migliaia di firme. Quindi questo è il primo elemento, che però è un elemento anche di soddisfazione, che siamo tornati per strada cercando adesso di incontrare il popolo italiano su quei siti. I primi a essere raccolti sono questi primi sei quesiti referendari che abbiamo messo sotto legge da Cambiamo Noi, che era il metodo un po' col quale ci siamo avvicinati in questi mesi alla campagna referendaria, seguendo quelli che erano stati le indicazioni un po' del movimento dei Radicali Italiani, le discussioni, il dibattito, in cui si partiva dal presupposto appunto di dover cercare anche di allargare, di aprirsi ad altri che volevano starci. E su questo devo dire abbiamo incontrato, su questi primi sei quesiti, una disponibilità da subito, una volontà da subito di fare un percorso insieme con gli amici del Partito Socialista Italiano. Poi si sono aggiunti una serie di personalità e di persone, che associazioni che operano sul fronte dell'immigrazione, l'UAR per quanto riguarda quesiti più anticlericali, si può dire, o semplicemente là, così come la Lega del Divorzio Breve e tanti altri. E ora andremo a verificare anche la loro capacità e la loro determinazione nell'andare a raccogliere le firme, perché il presupposto di questa campagna o di qualsiasi campagna referendaria oggi è quello che il problema vero sono i punti di raccolta, cioè consentire, nel momento in cui si riuscirà, speriamo, a sfondare il muro dell'informazione, il muro della conoscenza, ai cittadini di poter effettivamente poi andare a firmare da qualche parte. E questi quesiti sono i quesiti, insomma, che ci portiamo appresso sin dal prima del congresso di Radicali Italiani, e cioè una serie di quesiti che incidono sulla libertà di scelta dei cittadini, da una parte sul divorzio breve, semplicemente eliminando un'anomalia tutta italiana, quella dei 3 anni di obbligo di separazione prima di poter chiedere il divorzio, e che il Parlamento in questi anni non è riuscito a ridurre in alcun modo, pur creando questi 3 anni un carico importante sia a livello sociale per le famiglie che sono coinvolte, le milioni di famiglie coinvolte in questi tempi lunghissimi, ripetiamolo, 4 anni il divorzio consensuale, oltre 10 anni per un divorzio giudiziale, questo è il tempo della procedura in Italia, e anche scaricando un po' quello che è l'aggravio
aggravio delle procedure civili su questo tema. Ma ancora sulla libertà si possono intendere sia il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti per l'abrogazione, in modo che siano i cittadini a scegliere chi e come finanziare, e lo stesso vale per l'8 per 1000, eliminando quel meccanismo truffaldino per cui chi anche non esprime una scelta si vede i suoi soldi tolti, e che è lo stesso che si stava per riproporre sul disegno di legge del governo Letta sul 2 per 1000, diciamo così, del finanziamento pubblico, e che anche credo che le obiezioni fatte in sede di Consiglio dei Ministri da Emma Bonino hanno portato ad esempio già a modificare questo testo. E poi ci sono un'altra coppia di tematiche referendarie, che sono tre referendum, che vanno a colpire quelle norme, la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi, che più di tutte hanno da una parte illuso, fallendo, di poter governare dei fenomeni sociali come l'immigrazione, come il consumo di stupefacenti, attraverso la criminalizzazione degli stessi, quindi dei consumatori da una parte e dei migranti stessi, e dall'altra che hanno anche intasato e sovraffollato le nostre carceri, i nostri tribunali, e che hanno in qualche modo anche violano costantemente i diritti umani. Ecco, questo è un primo pacchetto su cui si è partiti oggi, perché il percorso era stato avviato diciamo già da tempo, e quindi si era più pronti in termini di avvio di una campagna che, ricordiamolo, prevede 3 mesi soli di tempo. Il nostro obiettivo è farcela a consegnare le firme entro la data che è prevista dalla legge, cioè il 30 settembre, per poter arrivare a votare già nel 2014, e subito dopo seguiranno, credo a questo punto di giorni, una settimana, massimo 2 settimane, i quesiti sulla giustizia, che sono stati depositati a fine maggio. La soddisfazione da una parte che intanto si parte e si cerca di nuovo tornare a interloquire al popolo italiano, dall'altra la consapevolezza che l'impegno è un impegno arduo, un impegno duro, e il ringraziamento innanzitutto ai tanti compagni che in queste ore, nonostante i mezzi ridotti che abbiamo a disposizione, si stanno mettendo in gioco, scendendo per strada, e ringraziamo anche l'imprenditore Fabrizio Bilotto, che ci ha consentito con il suo contributo iniziale di poter avere il materiale per poter partire. Perfetto, noi abbiamo fatto delle interviste all'assemblea di presentazione a Capranichetta, abbiamo visto che erano presenti anche alcune forze politiche, abbiamo saputo che erano presenti alcune forze politiche, mi sembra, appunto, come tu hai detto, i socialisti, e qualcuno anche di SEL, o mi sbaglio? Sì, no, SEL negli ultimi giorni, poco prima dell'assemblea, ci ha chiamato, ci ha comunicato, e è venuto anche Marco Furfaro lì della segreteria nazionale lì all'assemblea, anche con un bel intervento, per preannunciare il loro impegno nella raccolta firme, che avverrà soprattutto in occasione, diciamo, delle loro feste di Sinistra, Ecologia e Libertà, ed è un impegno su tutti e 5 i quesiti, ad eccezione, diciamo, di quello sul finanziamento pubblico, dove sappiamo che c'è una diversa impostazione culturale rispetto a quella che è quella radicale, e vedremo, appunto, lo sappiamo, abbiamo tenuto a metterci subito in moto, essendo già tardi. Chi conosce un po' la macchina referendaria sa che generalmente ce l'abbiamo fatta quando abbiamo dovuto magari lottare prima 2 o 3 mesi, buttando poi quelle firme, per poi ripartire. In questo caso non abbiamo tutto questo tempo e queste occasioni, e quindi partire il prima possibile è stato necessario, credo, proprio per iniziare a rodare la macchina, sapendo che poi dovremo anche conquistarci la determinazione di chi già oggi ha preannunciato un suo impegno e chi anche invece potrebbe farlo nel prossimo futuro. Ovviamente non partiamo con le firme raccolte, sappiamo benissimo che sia la struttura radicale, ma anche quella socialista e la stessa struttura di Sinistra, Ecologia e Libertà non è di per sé sufficiente a farcela per raccogliere le firme, ed è il nostro tentativo, però, è quello di riuscire a partire tramite questo primo nucleo su un diciamo una, un, un, un
una moltiplicazione, diciamo, delle forze per poter intanto reperire ad esempio degli autenticatori in giro con più facilità, perché questo è il primo problema che ci confrontiamo, e poi avere, nel momento in cui si romperà il muro dell'informazione, i tavoli su cui poter far confluire i cittadini. E si apre adesso anche il fronte sui referendum giustizia, in cui potrebbero tranquillamente esserci adesioni anche importanti, o spero, non solo di personalità, ma proprio di strutture in grado di raccogliere le firme, e a quel punto, diciamo, i radicali che hanno 12 referendum in campo in questo caso potranno fare la differenza proprio per portare a casa tutti e 12 i quesiti, insomma 12 possibilità di riforma che noi vogliamo e speriamo che nel 2014 aiutino la politica italiana e il nostro paese a, attraverso le scelte fatte dai cittadini, a muoverci su direzioni che sono direzioni di riforma. Senti Mario, relativamente appunto alle alleanze, insomma alle collaborazioni, già ho visto che un pochino sulla stampa si è cominciato un pochino a chiosare su questa cosa, quali forze vedrebbe più vicine e quali altre forze vedrebbe più vicine all'altro pacchetto referendario. Per quanto riguarda appunto questo qua di Cambiamo Noi, si è parlato appunto di una alleanza con i socialisti in prospettiva anche per le elezioni europee. Tu su questo che cosa hai da dirci? Ma guarda, io ho anche un po' sorriso, amaro a volte, ma ovviamente fa parte del gioco rispetto a quei tentativi. Noi abbiamo avuto, io personalmente credo che per quanto riguarda ad esempio il primo pacchetto del referendum, non c'è stata ancora una possibilità per i lettori, che ne so, di Repubblica, ma della stesso Corriere della Sera, del Messaggero, di poter conoscere quei progetti referendari, conoscere anche le ragioni alla base di questo tentativo. E cioè di riuscire a comprendere come si tratti di questioni sociali che la politica oggi e che il potere non ha convenienza di risolvere, di affrontare, e che quindi vedono la necessità da parte dei cittadini di riuscire a dare loro una spinta. Quindi se da una parte ancora non abbiamo avuto una possibilità vera di spiegazione delle ragioni di tutti i quesiti, abbiamo però avuto, come al solito capita con la politica e la stampa italiana, un minimo di attenzione solo quando si è ricercata, a volte anche in maniera artefatta, la polemica. E quindi credo che il discorso delle alleanze è assolutamente incomprensibile e fuorviante rispetto agli obiettivi referendari. I referendum di per sé sono uno strumento che è rivolto ai cittadini e che è rivolto a tutti coloro che vogliono stare e essere protagonisti di ciascun quesito referendario o di tutto il pacchetto di 12 referendum, qualora avessero a cuore esclusivamente, diciamo, il referendum in sé come istituto. Quindi, diciamo così, c'era da aspettarselo, credo che anche aumenteranno magari questi tentativi, poi sarà interessante vedere che se avranno più interesse le presunte marette interne radicali o se si vorrà riproporre artificiosamente una divisione sul Berlusconi sì, Berlusconi no rispetto a dei referendum. Insomma, noi abbiamo credo una omogeneità dei 12 quesiti che sta in un solo aspetto, nel fatto cioè di riuscire a portare all'attenzione dell'opinione pubblica, adesso nella fase di raccolta firme, si spera nella fase del voto, una serie di questioni che altrimenti la politica tutta, di destra e di sinistra, che sia il PDL o che sia il Partito Democratico, in questi anni non hanno voluto affrontare e che noi crediamo non vorranno affrontare manco successivamente nella prossima campagna elettorale. Per cui credo che sia un gioco abbastanza scontato o triste vedere su questo, ma fa parte del gioco, lo dicevo, i giornali. Poi non c'è dubbio, c'è da parte del Partito Socialista Italiano
in particolare da Riccardo Nencini e del gruppo dirigente, la volontà anche di proseguire un percorso politico a partire da obiettivi comuni. Ma noi da Radicali sappiamo benissimo come funziona in questi casi: non c'è nessun interesse, ma anche nessuna utilità nel costruire, nel sovrapporre apparati per tentare di fare accordi elettorali o biciclette elettorali, ma c'è la possibilità attraverso obiettivi comuni di riuscire ad avere degli sviluppi. E l'interlocuzione che come Radicali Italiani stiamo facendo in questo momento è a 360 gradi. Con Michele De Lucia, ad esempio, pochi giorni fa abbiamo anche incontrato Boldrin e una delegazione di Fare per fermare il declino, proprio per confrontarci su delle iniziative possibili sul fronte economico. D'altronde Radicali Italiani ha questa come caratteristica, è un movimento in particolare che si caratterizza per iniziative popolari, e l'iniziativa popolare, che sia legislativa che sia referendaria, ha la caratteristica di essere appunto non bipartisan o trasversale, ma di essere proprio aperta a chiunque. Poi è ovvio che i giochi delle parti possono far determinare una lettura piuttosto che un'altra, ma quello credo che sia più nell'interesse di chi scrive o di chi cerca di far uscire questo tipo di immagine piuttosto che di quella che invece è la realtà. Ok, Mario, passando a un altro evento che però in qualche modo è collegato a uno dei quesiti referendari, che riguarda appunto l'attenuazione delle pene per quanto riguarda il possesso di stupefacenti droghe leggere, come vengono chiamate. C'è stato questi giorni la sentenza, l'altro ieri, sul caso Cucchi, caso appunto di Stefano Cucchi, che in qualche modo i radicali hanno seguito, perché insomma è una cosa abbastanza drammatica, che si collega a tutte le battaglie sull'antiproibizionismo, sulla situazione carceraria, sul funzionamento della giustizia. Ed è stata una sentenza, per quanto di primo grado, abbastanza, secondo me, clamorosa, e ce ne occuperemo anche con un'intervista a Ilaria che stiamo preparando. Ecco, tu che sei stato lì alla lettura della sentenza, come chioseresti, come commenteresti appunto questo esito? Ma guarda, io mi ricordo, era il 2009, ero un semplice membro della direzione dei Radicali Italiani quando emerse questo caso, e subito se ne comprese la dirompenza anche a livello politico. Perché? Perché, come hai detto bene tu, il caso di Stefano Cucchi dimostra quanto nel nostro paese, la nostra Repubblica, vi siano una serie di questioni non affrontate, ma che riguardano il 100% dei cittadini. Beh, la prima è proprio quella delle garanzie che un cittadino italiano o non italiano, qualora finisca nelle mani dello Stato, che si tratti di un CIE, che si tratti di un carcere, che si tratti di un commissariato di polizia, di una caserma dei carabinieri, non ha, e direi anche che si tratti di un ospedale pubblico, non ha alcuna garanzia di veder rispettati i propri diritti. E questo credo che sia un primo aspetto importante. Il secondo riguarda il tema stesso. Io l'ho ripetuto: se questo referendum, ad esempio, sulle droghe che abbiamo presentato e su cui stiamo raccogliendo le firme, ovvero il referendum che elimina la possibilità di reclusione, cioè di galera, per i fatti stiamo parlando quindi del possesso di quantità medie di stupefacenti, o parliamo di autocoltivazione oltre, diciamo, quello che viene ritenuto il consumo personale o il trasporto, questo referendum elimina il carcere, la possibilità di carcere. Bene, se fosse stato già approvato, se fosse già in vigore la norma come noi la vogliamo, Stefano Cucchi non sarebbe neanche stato arrestato, perché ricordiamolo, lui è stato arrestato semplicemente perché trovato in possesso, e quindi presunto piccolo spaccio non so se 10, 15, 20 grammi, ricordo, ma neanche. E quindi questo è un altro elemento emblematico, così come è emblematico anche che se la famiglia Cucchi non avesse avuto il coraggio di pubblicare quelle foto e di condurre con il costo, cioè il costo vuol dire andare in un processo in cui, come dice bene Ilaria, il processo poi alla fine viene fatto a Stefano, alla sua personalità, a quelle che sono state
state le sue, i suoi anni precedenti ai giorni in cui ha trovato la morte, e dover subire anche per la famiglia di dover leggere o confrontarsi con gente come Giovanardi, che ha solamente come gli avvoltoi, si butta in questi casi per cercare di trovare una propria visibilità. Quindi credo che il caso è un caso che ancora oggi può trasformare uno scandalo in una riforma, e per riforma oggi significa introdurre il reato di tortura, che è il motivo principale per cui oggi l'Italia non rispetta questo obbligo internazionale, proprio perché sa che altrimenti nelle carceri, nei commissariati, nei CIE si troverebbe a mettere a rischio i propri dipendenti per appunto rischio di reato di tortura. Mettere assolutamente, io credo, delle telecamere, delle sorveglianze all'interno delle caserme, dei commissariati dove avvengono i fermi di polizia, e poi arrivare a superare, credo, la criminalizzazione del consumatore o comunque del fenomeno di consumo di stupefacenti con il superamento delle leggi proibizioniste sulle droghe. Sì, infatti poi ti volevo parlare anche di un'altra cosa che è sempre collegata all'utilizzo della canapa. C'è stato un evento i giorni scorsi, mi sembra che sia stato ieri, a Piazza Montecitorio, che praticamente una disobbedienza civile, ci stava Rita Bernardini, c'eri anche tu, abbiamo visto in un piccolo straccio di una filmata, un'intervista ripresa da Rai News. Praticamente Rita Bernardini ha piantato dei semi di canapa. Erano presenti anche Andrea Triscioglio e Lucia Spiri, o se non sbaglio, che praticamente sì. Sono dei malati che si curano con la canapa, ed è successa un po' di baruffa perché poi c'è stato un sequestro. Ecco, tu eri presente, che cosa è successo? Ma cosa è successo? È successo che l'ignoranza è stata dimostrata. Ignoranza vuol dire come non conoscenza, la non conoscenza che è dovuta ad esempio al fatto che ormai credo da 15-20 anni in televisione non ci possa essere vietato avere un dibattito che si parli, che si tratti di cannabis terapeutica o si tratti del fallimento delle politiche proibizioniste. Tutto questo è impedito, e allora cosa succede? Succede che la polizia, nel momento in cui voleva procedere al sequestro e delle piantine, o anzi e dei vasetti con i semi appena piantati da Rita Bernardini, si è portata via anche due scatole di farmaci, un farmaco, il Betrocan, che Andrea Triscioglio e gli altri ragazzi che erano presenti, che sono dei malati, che quindi hanno diritto, riconosciuto dalla legge, dal ministero, con l'attanto di autorizzazioni e prescrizioni, e si sono visti appunto sottrarre questo farmaco come se fosse sequestrato in realtà, e andando via. Da qui è nato ovviamente una giusta animata protesta e rivendicazione da parte di Andrea Triscioglio e da parte degli altri, rispetto alla quale era proprio evidente che a vedere come la polizia non capiva, vedeva una scatoletta con dentro della marijuana e dice: ma che cavolo vogliono questi? e invece sono dovuto appunto intervenire per spiegare come avevano tutti i diritti, e quindi da là poi la cosa si è sanata. Ma appunto un esempio che spiega quanto nel nostro paese su questo tema la disinformazione e l'ignoranza a questo punto sia totale. E mi permetti però anche di dare un grande grazie in questo caso a Rita Bernardini in particolare, e agli altri ragazzi Piantiamo Noi, perché hanno ancora una volta, attraverso il mettersi in gioco, la responsabilità che si prende chi è a rischio appunto di una disobbedienza civile, appunto è disposto anche a pagare sulla propria pelle le conseguenze di gesti di responsabilità, consentono però a una battaglia di andare avanti e probabilmente anche prima o poi di arrivare a vittoria. Perfetto, siamo quasi diciamo in chiusura. Io vorrei chiudere ovviamente con un avvenimento appunto che si celebrerà, se così possiamo dire, il prossimo weekend a Roma, che è il ballottaggio appunto per l'elezione del sindaco. Ballottaggio che vede ovviamente, perché abbiamo anche promosso qui su Libri TV, candidato come consigliere comunale Riccardo Maggi. Volevo chiederti se potevi fare qualche pronostico e come in qualche modo un endorsement per Riccardo Maggi.
Ma il darsene del Reggio Emilia c'è stato sin dall'inizio, nel senso, io l'ho detto subito, non che avesse chissà quale spessore politico la presentazione all'interno di una lista civica del sindaco Marino, ma ovviamente in assenza di altre possibilità, diciamo, il fatto di essere riusciti con Riccardo Maggi a valorizzare, ci è riuscito benissimo con tutto quei voti che ha preso, che non sono affatto poco, il lavoro fatto da Radicali Roma, da noi con il referendum Roma si muove, e credo anche da quello che è stato comunque il riconoscimento rispetto al lavoro in regione su Roma fatto dai radicali, credo che è stato comunque un fatto importante. Adesso bisogna vedere se Marino riuscirà a vincere, credo che che Alemanno non sia in grado di recuperare, non fosse altro perché appunto l'abbiamo imparato a conoscerlo bene, quindi ovviamente in questo caso credo che il mio voto è certo che non andrà a Alemanno e andrà invece a Ignazio Marino. Ok, Mario, ti ringraziamo. Dimmi. Non so, devo dire una cosa, poi veramente mi incuriosisce molto cosa può riuscire a fare dopo 20 anni e passa che non c'è un radicale in un consiglio comunale come quello di Roma, dove praticamente nessuno dei consiglieri fa vera attività politica, a parte delle eccezioni, ma semplicemente fa negli anni della consigliatura la gestione delle clientele, mentre credo proprio che Riccardo riuscirà a fare politica essendo al tempo stesso governo e opposizione. Sì, noi gli facciamo tutti gli auguri, sarà una lotta abbastanza dura, ricordiamo Riccardo Maggi che è stato bandito dal Consiglio Comunale nella scorsa consigliatura perché è considerato quasi un sovversivo per aver fatto delle giuste, detto delle giuste cose tra il pubblico, lì nella sala Giulio Cesare. E quindi è stato allontanato in qualche modo. Questa è una medaglia che spero gli valga questo inserimento appunto nel nuovo consiglio comunale. Peraltro le emergenze a Roma sono così tante che veramente non si saprebbe dove cominciare. Comunque sia, spero che appunto Riccardo possa entrare e possa essere supportato da tutto quanto il know-how radicale che in qualche modo lo circonda, che quindi insomma si riesca a portare un po' di radicalità tramite Riccardo. E dobbiamo dirlo, anche ci sono anche altri candidati che sono nei municipi a Roma, quindi queste circoscrizioni territoriali che sono più piccole, altri candidati radicali come Alessandro Capriccioli e altri che adesso non mi viene il nome. Ma sai sapere quando si sapranno i voti? Io ricordo, vi svelo pure questo aneddoto, quando fui eletto nel 2006 e consigliere del primo municipio di Roma, ai tempi della Rosa nel Pugno, fui addirittura l'unico radicale, diciamo, su 400 eletti della Rosa nel Pugno, che furono quasi tutti socialisti, appunto, tranne me e Bernardetta di Pavullo. Beh, praticamente dopo 10-12 giorni, che stava che erano finite le elezioni, mi chiamarono alcune delle persone che stavano assistendo allo spoglio, perché era ancora in corso dopo 12 giorni, per dirmi: guarda, stai reading, stai testa a testa con Massimo Crisci, che era un socialista. E quindi praticamente tutto finì a 15-16 giorni dalla distanza, ecco, per farvi capire com'è la democrazia. Sì, no, ma il pubblico di Liberi TV è stato edotto su quest'altro aspetto dell'Italia, perché questo è per quanto riguarda Roma, non tutta l'Italia, ma insomma da Paolo Izzo abbiamo fatto una diretta straordinaria proprio per parlare di questi che poi è tutto nella legalità, perché pare che appunto si seguono delle regole diverse per quanto riguarda gli spogli delle circoscrizioni, insomma dei municipi, rispetto agli altri, e quindi si può addirittura arrivare appunto a dopo il ballottaggio per sindaco, e peraltro non c'è neanche la possibilità di assistere per quanto riguarda gli elettori, come accade negli altri spogli della sezione, non si può assistere perché non avvengono nella sezione dove si è votato. Assolutamente. Va bene, Mario. Vai pure. No, dicevo appunto, l'Italia è fatta proprio è fatta di queste cose. Come
Credo che ormai è diventato un qualcosa di strutturale che riguarda tutto. Noi sappiamo appunto che chiunque, qualsiasi cittadino deve affrontare la burocrazia, si ritrova in condizioni identiche, credo, a chi deve affrontare le condizioni disumane magari a cui è costretto per poter accedere ai suoi diritti elettorali, ai suoi diritti politici, a chi deve invece semplicemente rivendicare i suoi diritti umani nelle carceri. Insomma, è quello che stiamo cercando in qualche modo, combattendo alla radicale, di mutare il corso delle cose. E quindi credo che ad esempio questi referendum saranno un'occasione, quindi chi non l'ha fatto ancora può andare sul sito, ad esempio Cambiamo Noi o radicali.it, e lasciare la sua disponibilità, e poi ci sarà da correre e pedalare. Va bene Mario, ti ringraziamo per questa tua gentile collaborazione, per questa trasmissione su Libri TV. Ovviamente ti diamo appuntamento appena avrai qualcosa da dire, se vorrai, su Libri TV, per questa intervista, per le altre e per una nuova diretta. Grazie ancora, ringraziamo Mario Staderini. Grazie a voi.